robotico, siamo ancora qui per l'ennesima puntata dell'angolo di Ostraccione per cercare di mandare avanti questa, questa rubrica che ho paura, no, ma non morirà mai. Lei dice che si sta convertendo. No, ma non sono io che mi converto, come ho già spiegato, non sono io che mi sono convertito, è come dice lei, vogliono distruggere la povertà. E quindi noi straccioni ce l'abbiamo. Dovete soccombere. Negnao, esatto. Ma per continuare a, a essere great again, con rinnovato vigore, o great, sì. Decidete voi. Cosa ha fatto il vostro straccione? Ha comprato questa cosa qua. Adesso ve la inquadra il nostro. La roba Bandai comunque. Questa è roba Bandai, questo è un Robot Spirit. Questo è un Robot Spirit Bandai. Ok. Di quale serie televisiva stiamo parlando, signor Sensei? Che lei non sa un cazzo invece di essere un Sensei? No, io non riesco a. Allora. Mi ricorda un po' l'omino di Dragon Slayer, quel robot qua. Questo robot, più che giustificarlo, devo spiegarlo. Va spiegato. Perché? Perché questo è un robot che fa parte della, di una serie televisiva, una serie anime televisiva che si chiama Knight and Magic, che in Italia la possiamo vedere su Yamato Video sottotitolata sul loro canale YouTube semplicemente. Quindi anche facilmente recuperabile. Molto facilmente recuperabile e posso dire è una, come posso dire, una serie che schifo schifo non fa. Fa schifino, però non schifo schifo, no. Cioè è guardabile. Sì. Ma perché ho comprato questo? Questo. E soprattutto perché ho portato questo? Perché io non volevo portare questo. Io volevo portare il Getter Go mentre stiamo registrando. Sì. Ma non l'ho portato perché vi do una notizia, anzi ve ne do due. L'ha venduto? No, ce l'ho. Ah. Perché da aprile più o meno Anime Shinigami finalmente lo sottotitolerà, quindi per tutti quelli che amano i Getter, finalmente Getter Go, okay, Getter Go sì, verrà subato da Anime Shinigami in aprile, che è la terza, che sarebbe la terza stagione che chiuderebbe il cerchio dei Getter classici, sì, che noi conosciamo, esatto. Che in Italia non che è mai nessuno arrivato. Ha subato. Ok. E loro hanno detto: fighi, non lo porto perché lo voglio portare quando. Dopo aver visto. Dopo essersi fatto ancora del male, ancora una volta. Probabilmente sì. Perfetto. E si immoli. E in febbraio inizieranno a subare anche Xabungel, se qualcuno è interessato sempre ai robottoni vecchi che non si sono visti. Quindi subiranno Xabungel e poi dopo è di Tomino, esatto. E quindi ho detto vabbè, allora porto questo perché non porto il Getter Go, porto prima questo qua. Va bene. Dovete ben sapere che questo robottone si chiama Guair ed è il protagonista? No, è questo il bello. E perché si è buttato su di lui? Perché costava poco. Porca troia. Perché praticamente. Porca vacca. Allora partiamo. Adesso mi spiego. Quanto significa il poco. Beh no, 27 euro. E il tanto cosa significava? Perché se beh, sai che la straccionata non può passare più di 5. Ok, no, ok, ma mi identifichi quanto costava il protagonista? E non c'è. Ah, non c'è. Ecco, adesso vi spiego. Perché lo straccione è andato a prendere. Ci sono dei problemi. Sì, esatto. Allora, partiamo un po' dall'anime. Dai, spieghiamo qualcosa dell'anime. Va bene, okay. Giusto, mi sembra corretto. Allora, l'anime è un po' strano, perché cosa succede? C'è questo ragazzo, che non mi ricordo come si chiama, che però è uno che è un patito di model kit. Ne compra tanti, ne monta tanti, no così. Okay. Un giorno cosa succede? Che lo stira una macchina e muore. Figa. Però invece di andare all'inferno in paradiso, no così, lui viene trasportato, la sua anima, viene trasportata in un'altra dimensione, okay. In questo mondo che è fra
sì, fra lo steampunk e il medioevo, una roba del genere, ed entra nelle fattezze di un ragazzino che si chiama Ernestie Chevalier. Okay. Questo nome è un po'... Ma... Che sembra anche un po', si può dire... Effeminato. Esatto, bravo, effeminato. Era anche un po' effeminato. E praticamente questo qua è un tipo che in questo universo, universo costruisce robottoni. Ma ecco. Oppure, o meglio dire, i Knight Silhouette, ma che sono questi. Questa persona è dotata di un'anima. Allora, diciamo che quest'anima entra dentro a questa persona. Ma dopo. Figo. Dopo c'è un doppiamento di persona. No, 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 lui salta fuori un po' così. Cioè, non viene spiegata. Lui entra dentro lì. No, perché questo qui comunque è una persona già fatta e formata. Dice nel suo mondo? Non lo so. Lui si risveglia lì dentro. Ah, vabbè, ok. Va bene, ecco. No, è un po' contorta la cosa, vabbè. E praticamente questo universo, questo mondo, no? Sì, dove ci sono tante comunque regioni, no? Boh, alla strada di spade, chiamano come cazzo, in lotta quindi fra di loro. Un pochettino in lotta anche fra di loro, però una minaccia è data da questi mostroni, ci sono tipo dei mostroni che arrivano e vanno perculati e li perculano con questi robottoni. Giusto per farle un'altra domanda, certo, questi robottoni che dimensioni hanno rispetto a un essere umano? Ci avranno la dimensione di un Gundam, dai. Oh, beh, figa, sono anche abbastanza grossi allora. Ma sì, loro ci vanno più o meno qua dentro, li guidano tramite una roba un po' magica, tipo c'è della magia, un po' una roba da effeminati, giustamente, da effeminati. Va bene. Allora... Si è ripartiti. Lui incomincia ad aggiustare, a mettere a posto, a migliorare questi robottoni, no? Fino a che non ne costruisce uno per i cazzi suoi, proprio per sé, personale, che è quello più figo. Ok, ecco. Che non è questo. Che non è questo. Ah, perfetto. Ma perché io ho preso questo? Perché, dato che la serie è già vecchia, e ho visto che Bandai li ha fatti uscire comunque... Per il lasso di tempo... Secondo me la serie è del 2017 e come è uscita la serie, subito li ha cagati fuori, e ne ha cagati fuori due o tre. Sì. Però ho detto, io aspetto finché non mi fanno quello figo. Aspetta, spera, qua quello figo non salta fuori. Ma... Allora io cosa ho fatto? Ho preso quello più di merda. Perché questo qua riesce a spostarsi ogni tanto? No. O non fa un cazzo lei? No, non faccio un cazzo. Perché vabbè. Devi capire, questo Guair, no? Non soltanto è un robot anche particolarmente, tra virgolette, debole, ma è anche pilotato da quello più balordo. Figa. Boh, e infatti è quello che costa di meno. Ce n'era un altro bianco che era più figo, ma te lo vendevano tipo 56-60. Ah, figa! No, mai superare 50 euro per una straccionata, mai. E allora io mi sono accontentato, per essere great again, di quello straccione nello straccione. Poi ditemi se non mi impegno. mamma mia quindi abbiamo questo Wair che è praticamente una figure posibilissima con i suoi spadoni. Lui spesso scappa quando arrivano i mostri, non proprio fugge, ma non ha neanche mai un poi dopo diciamo che migliora, sai che dopo ci sono quei ragionamenti, no, io scappo sempre, no, stavolta ce la farò, verso il finale migliora. Ma è demenziale questa serie? Allora, no, è abbastanza leggera. È abbastanza leggera. Cioè non è seria? Se siete abbastanza mongoloidi da andare a comprare questo bottone, il suo contenuto è tutto quello che vedete, ovvero un robot con due spadone, due manine, e questi due riesce a spostarsi con questo coso. Ma non c'è niente da far vedere? Glielo faccio vedere, due manine aperte. Alzi allora. No, inclini, almeno così lo vediamo, visto che mi rompe le palle. Dato che non è capace, vabbè. Due manine aperte. Infatti io non faccio il... un in chilometro, e poi questo bagaglio, questi due bagagli qua, che servirebbero a mettere insieme queste due spade, segua i miei diti, queste due spade, che poi vanno infilate qua come portaspada. Nel culo. Ma lei... Signor Sensei, quando fa i pagelloni, no? Che si arriva al punto degli accessori,
Spesso l'accessorio che lei brama, qual è? È il display stand. Bravo. E ce l'abbiamo. E lui ce l'ha. Oh, che bello. Lei è pronto? Devo seguirla. Pif! Cioè, ma mi spieghi? Cioè, boh, non so, non serve a un cazzo questo. Già il robot comunque sta in piedi da solo. Ma mi spieghi? Cioè, no, forse un po' di. Cioè, sarebbe una terza gamba che gli viene fuori dal. Dal culo. Cioè. Dal culo. Cioè, questo qua glielo ficchi qua sotto e lui. Boh. Sta. Sì, ma il bello è che non è che lo puoi neanche tenere in posizione di. A parte che non volano sti robot. No, okay. Non volano. Okay. Però una volta che ce l'ha nel culo, non è che fa tanto di più da quello che può fare con comunque le sue gambette, perché lui sta in piedi benissimo, tutto quanto, cioè è fatto anche bene nella sua plasticosità, hai capito? Cioè lui fa così, fa cos'ha, fa tutte le mosse. No, ma ci faccia vedere insomma. I dettagli. Cioè, questa qui è una roba che... Piu. Lei l'ha pagato 27 euro, ecco. Vabbè, ci aveva speso anche un po' di spedizione. No, 27 euro spedito. No, appunto, cioè nel senso, questi 27 sì. Euro un po' la percentuale. Secondo me questo qua veniva a costare più o meno come si chiamava, il Gypsy Avengers. Ha più o meno, secondo me, poi anche la scatola è uguale. Sì, ma questo, no, questo io non so, ho pagato delle robe fior di soldi che non li meritavano, ma sta a fare qua... No, ho capito che non li merita, però... 10 euro e... Lei sa che però noi abbiamo preso il Govarian della Sentinel. Sì. Che mi dice che lei è più o meno alto come questo e comunque in plastica. E quella mi costa 90 euro. Ecco, io non vorrei che per distruggere la povertà loro attuino queste politiche... Di anche se è una straccianata paghi lo stesso 90 euro. La Sentinel è cara, è figa. No, ho capito, però meglio 27 euro che 90. Poi vedremo. È un prezzo amico. È un prezzo amico. E lo vedremo comunque. Sì. Vedremo quando sarà sì. Pronto. Sì. Niente, lei comunque ne è contento. Io ne sono contento. Il giorno in cui forse mi faranno quello figo, questo lo darò via. Ne è sicuro? Ma sembra un cowboy. Ma mi sembra un deficiente comunque. Io lo darò via e prenderò quello figo, ma tanto quello figo non me lo faranno mai. Perché e si chiama figo. Quello figo? Non me lo ricordo. È figa, ma niente. Almeno la forma se la... Era bianco e blu, no, era bello. C'aveva anche più di una mano, di un braccio. Aveva tipo altri due bracci che divenivano fuori da dietro. Faceva una roba con 8000 spade, no. Beh, era gagliardo comunque. Era gagliardo, quindi... All'anime che voto gli diamo? Un 6. Ah, vabbè, ok, figa, no, perché ho detto sembra era bruttarello, ma guarda. No, un 6 sì, no, ma ho Magic visto di peggio. Si chiama. Knight and Magic. Sì, sì, è un po' da effeminati. Quindi fanservice non ce n'era te. No, i non tanto. I maschietti erano un po'. Anche il sì, questo Ernest e Chevalier, non si capisce se è una bambina o un maschio. È un maschio, però è fatto proprio femminato. Tanto che le altre ragazze dicono: come sei carino! E lo abbracciano e lo baciano, e a lui però non gli tira il grillo, perché lui pensa solo ai robottoni. Figa. Niente. Penso che abbiamo esagerato, abbiamo detto. Quindi, anche troppo. Stazione Greta Gen, allora. Ma è, sì. Io sono inorridito, quindi per cui sì, penso che abbia tenuto fede al suo nome. Vola. No, no, ce l'ha cavata. E salutando, scusa. Assolutamente sì, mentre inquadro sul bavero questo robotto. Collezionare fa schifo. Assolutamente, cioè quando si vedono queste robe qua... Fa ancora più schifo. Lo chiudiamo con lui nel culo. Salutando, scusa.